Vi saranno proposte tre liriche attribuite a Federico II. Certamente sono della scuola poetica siciliana. L'attribuzione a Federico II è opinabile. Si tratta di un volgare anteriore alla nascita di Dante, ma comunque sistemato, codificato secondo le leggi del DOP per quanto riguarda la pronuncia. Ma il significato di queste liriche va colto con un endlichen Augen, dicevano i romantici tedeschi, cioè con gli occhi immensi e smisurati dell'anima. Misura, provvidenza e meritanza. Misura, provvidenza e meritanza fanno essere l'uomo saggio e conoscente, e ogni nobiltà bon se n'avanza, e ciascuna ricchezza fa prudente. Omo che è posto in alto signoraggio e in ricchezze abunda, tosto scende, credendo fermo stare in signoria. Unde non salti troppo, omo che è saggio, per grande altezze che vertura prende, ma tuttora mantegna cortesia. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti i presenti. Ringrazio innanzitutto il professor Lenti per averci subito portato nel vivo dell'atmosfera medievale di questo appuntamento. Sono onorato e emozionato di poter condurre questo incontro, sia perché mi ha fatto tornare a Martina Franca, in questo scenario magnifico del Chiostro di San Domenico, e più in generale in questa città a cui sono molto legato personalmente, perché qui ho studiato nello storico liceo classico Tito Livio e oggi mi ritrovo con accanto due dei miei altrettanto storici professori, tra l'altro finalmente dallo stesso lato della scrivania. Ma soprattutto, ed è il motivo per cui ci troviamo qui stasera, per la consegna del quinto premio mediterraneo Federico II e tra l'altro in occasione di un importante gemellaggio culturale tra la sezione di Bari e di Palermo dell'Associazione Croce Rossine d'Italia ONLUS, sancito lo scorso 29 maggio. Al professor Cosimo Damiano Fonseca, che ringrazio subito della sua illustre presenza oggi in questo incontro, fortemente voluto proprio da lei qui a Martina Franca, della quale è cittadino onorario dal 2013. Sono grato al comune di Martina Franca, al sindaco Franco Ancona e all'assessore alle attività culturali Antonio Scialpi per il supporto nell'organizzazione dell'evento e alla Fondazione Paolo Grassi e al presidente Franco Punzi per la disponibilità a inserire questa cerimonia nei giorni del Festival della Valle d'Itria, un appuntamento ormai consolidato sia per la città che per tutta la Puglia di arte, musica, spettacolo e cultura. Saluto i rappresentanti delle associazioni ed enti che hanno patrocinato questo incontro, innanzitutto l'Associazione Croce Rossine d'Italia ONLUS e la vicepresidente Santa Fizzarotti Selvaggi e la segretaria Eleonora Timonelli, e mando anche un caro saluto alle componenti della sezione di Palermo che ci seguono in streaming e che insieme a noi hanno concordato e supportato il premio al professor Fonseca. Saluti i rappresentanti dell'Università di Bari, il Centro di Studi Normanno Svevi e l'Associazione Centro Studi Normanno Svevi e in particolare il professor Pasquale Cordasco che, impossibilitato purtroppo a raggiungerci, manda i suoi saluti e gli auguri al professor Fonseca. Il consigliere nazionale degli studenti universitari Michele Chiusano e Nico Blasi dell'Associazione Umanesimo della Pirra. Prima di entrare nel vivo della cerimonia, del premio e le motivazioni dell'attribuzione di quest'anno, passo subito la parola al sindaco della città di Martina Franca, Franco Ancona, per un saluto. Grazie, grazie, buonasera, grazie per l'invito. È un bel modo di ritrovarsi oggi insieme al nostro emerito professore concittadino Fonseca, con cui ci siamo incontrati ieri sera, prima dello spettacolo, e che ho rivisto con molto piacere, perché
sapete, è molto difficile vedersi in questo periodo nei vari piccoli sentieri che vengono aperti per potersi rivedere. Quindi questa occasione mi è gradita davvero per rivedere delle persone a me care che stanno tra il pubblico, no? Non le cito tutte, altrimenti potrei anche farlo una per una, perché sono delle persone davvero molto attente e impegnate che ci hanno sostenuto e ci hanno aiutato in questo percorso che abbiamo avuto in questi anni, professore. No? Il secondo motivo di gioia è che ci vediamo nel nome di Federico II qui al Sud, in un momento in cui il Sud dovrebbe riflettere su qual è il suo futuro, e ci rivediamo nel nome di un imperatore che aveva fatto della dimensione del Sud e dell'Europa la dimensione davvero dell'unificazione di una civiltà, e che è il problema che abbiamo oggi: una costruzione vera dell'Europa o una costruzione solo finanziaria, ancora, no? Con tutti i problemi che ci trascineremo. Io sono sicuro che gli studi, la chiarezza con cui il professor Fonseca conduce questi studi e ci consegna queste riflessioni ci devono aiutare ancora una volta a prendere coscienza del nostro ruolo che dobbiamo avere in un momento in cui ancora stiamo conducendo una guerra, ma che da questa guerra bisogna uscire e bisogna avviare una fase di ricostruzione. Ora, noi abbiamo i segni di una grande visione nel nostro territorio, nel meridione in particolare. La presenza federiciana ci dice che è possibile costruire un'ipotesi di unificazione, di coinvolgimento di un intero territorio verso uno sviluppo, verso un'idea euromediterranea, come è detta nella vostra presentazione, che oggi ancora diventa di grande attualità. Noi oggi vediamo l'Africa e i paesi del Mediterraneo come un problema. L'Europa ci sarà quando da problema questo diventerà una risorsa, diventerà davvero la ripresa di un dialogo molto forte con un territorio, tra un rapporto tra l'Europa e l'Africa, davvero che riprenda un cammino che invece di contrapposizione, invece di una minaccia, vediamo nell'altra sponda una possibilità di crescita per noi e per loro. Ecco, io penso che questa sia l'occasione che abbiamo stasera, quella di confrontarci con un tentativo che c'è già stato, no? Di costruire una grande idea di Europa e di Mediterraneo. Grazie professore per i suoi studi, grazie per onorarci della sua cittadinanza onoraria. Sono davvero felice di rivederla, no? Dopo questo periodo, e davvero a tutti noi l'augurio che ci si possa rincontrare continuamente e di nuovo per intorno a questi temi che ha visto sempre Martina Franca, no? Partecipare, avere non le sue elite, ma più diffusamente, diciamo, le istituzioni scolastiche, comunali e altre istituzioni partecipare a questa crescita culturale. I saluti che ha fatto il nostro amico che, presentando le iniziative, non le ripeto, ma davvero vi abbraccio tutti quanti. Grazie. Grazie al sindaco Franco Ancona, e passo la parola al mio ex professore e adesso assessore alle attività culturali, Antonio Scialli. Giornata particolare, molto lieta, molto fausta per la nostra città, perché il professor Fonseca abbiamo l'ordine di parlare sempre con la maschera in amministrazione comunale. Quindi, dicevo, è una giornata particolare, molto fausta per la nostra città, per questo evento culturale che vede il professor Fonseca
almeno sul piano delle cerimonie, per la seconda volta presente nella nostra città. Prima è già citato da Giancarlo Liuzzi, 2013, quando il Consiglio Comunale di Martina Franca all'unanimità conferì la cittadinanza onoraria, gennaio 2013. Questa sera, per conferire questo premio, che in verità come sede Bari, però credo che il professor Fonseca ha indicato con concordia con le associazioni Croce Rossina di Bari e di Palermo, che hanno promosso questa iniziativa, Martina Franca come sede più opportuna. Questo ci fa onore, questo ci indica, come dire, ancora una volta una strada maestra che è stata seguita dal professor Fonseca nella ricerca storica, negli studi di storia. Qui a Martina Franca c'è anche un premio di storia molto importante che si farà il 31 di luglio, a cui partecipa il primo premiato, credo, è stato proprio il professor Fonseca. Indicare questa strada della ricerca storica molto faticosa, spesso priva di marketing, però molto efficace, soprattutto sulle identità del Medioevo. Io non sono un esperto di queste cose, però credo che non ci fosse miglior medievista, come si dice, a cui attribuire un premio nel nome di Federico II, come ha ripetuto il sindaco poco fa, che non fosse Cosimo Damiano Fonseca, per i suoi contributi scientifici dati all'età federiciana, allo studio, in un'età molto complessa, con giudizi storiografici a volte contrapposti, però che hanno indicato in questa personalità, come ha già detto molto bene il sindaco, una personalità non confinata nel Medioevo ma aperta ai nuovi orizzonti. Penso soprattutto al modello Lucera, dove convissero popolazioni provenienti da tre civiltà differenti, quella cristiana, quella ebraica e quella araba, di fede anche musulmana. E penso anche alla sua strategia verso l'Oriente, che gli valse una scomunica. Una personalità di primo piano, Cosimo Damiano Fonseca ha dato un grandissimo contributo scientifico sul piano nazionale e internazionale all'approfondimento di questi temi molto interessanti e di grandissima attualità. Quindi per noi, come ha già detto il sindaco, è un grande onore ospitarla qui questa sera nell'ambito anche della programmazione estiva del festival, ma anche della programmazione estiva culturale di Martina Franca, perché l'evento è inserito a tutti gli effetti in questa programmazione. Che siano poi le Croce Rossine di Bari e Palermo a promuovere questo premio, che anche personalità che l'hanno ricevuto prima di lei, in primo piano, ci fa molto onore, perché Palermo e la Puglia, come dire, per il Puera Puglia, comunque erano territori molto, molto a cuore a questa personalità che ha fatto del Sud, come dire, sull'onda anche della presenza normanna, un territorio moderno, culturalmente molto impegnato, variegato, plurale, così come è anche plurale la personalità di Fonseca, che questo pomeriggio riceve questo premio, perché è stata una persona, io lo conosco dai tempi della maturità classica, 1970, titolio di Martina Franca, che è stato in grado di guardare in più punti, non soltanto della storiografia,
fra l'altro è uno dei pochi che conosce molto bene quello che Bloch chiamerebbe il mestiere dello storico, ma anche culturalmente, perché il suo pensiero non è stato confinato nel Medioevo, che ha contribuito a farlo ripensare e rivalutare, ma è stato, come dire, operativo, è stato un intellettuale, oltre che illustre accademico dei Lincei, azionista, cioè ha trasformato i suoi pensieri sulla cultura, sulla storia, anche in azioni culturali molto efficaci. Penso non soltanto all'insegnamento nelle varie università, da quella cattolica, poi a Lecce e Bari, soprattutto all'opera fatta in Lucania, un po' in esilio rispetto a Taranto, però l'Università della Basilicata porta, come dire, la sua paternità, chiamiamolo così, è figlia di Fonseca, ma anche dell'ottica riformistica che la classe dirigente lucana a quell'epoca ebbe, perché fu illuminata nel chiamare Fonseca a promuovere questa università, ciò che non ha fatto Taranto, o lo ha fatto con qualche limite che ancora oggi scontiamo sul piano della ricerca universitaria. Quindi grazie, glielo dicemmo nel Consiglio Comunale, lo ripetiamo questa sera, grazie per l'opera, il pensiero, la ricerca storica, i contributi storici, ma anche per le azioni buone e belle che ha fatto per il Mezzogiorno d'Italia, per rappresentare un altro Sud impegnato, non lontano dal Sud, ma dentro il Sud, che è una cosa molto difficile per gli intellettuali, per i docenti universitari, per gli accademici, per chi opera culturalmente, perché la voglia di lasciarlo il Sud è tantissimo, però lei ha lasciato il Nord per operare il Sud e questo merita grandissima attenzione. Grazie e tantissimi auguri per il premio. In piedi perché vi ospito questa sera, mi si è consentita a comunare al sindaco di Martina e a Don Piero Lo Deserto, miei condominiali, perché siamo in tre condomini qua che gestiamo questa struttura che dal punto di vista storico è un segno molto significativo che abbiamo recuperato con i fondi, lo devo ricordare, con i fondi europei. Saluto tutti, vedo che siete intervenuti numerosi nonostante la giornata e l'orario. Saluto la signora Pizzarotti, che si sta di là, è troppo caldo, sente caldo, lo vediamo. E la signora, la dottoressa Campanella, che mi hanno inseguito in questo periodo per l'organizzazione di questa giornata. Beh, io sono lieto di partecipare a questa manifestazione di studio per due motivi. Il primo, l'orgoglio, essere orgoglioso che nella nostra città durante il festival si svolge questa iniziativa così prestigiosa. Secondo, che tengo a fianco Don Fonseca, col quale abbiamo condiviso un percorso di vita che ci ha visti. Io ero bambino, lui era giovane, ci ha visto vicini sia al liceo classico dove io svolgevo il ruolo di segretario quando venne come presidente della commissione agli esami di maturità e poi durante il percorso, perché vi devo confermare stasera che Don Fonseca ha frequentato, è stato presente a tutte le edizioni del Festival da Valerio, dalla prima edizione ad oggi, a ieri sera, per cui è il testimone del nostro percorso culturale. A questo proposito, dei due pilastri della cultura martinese, Nico Blasi e Giovanni Liuzzi, poi si aggiungerà Marino, Piero Marino, per cui stasera qui Don Fonseca siamo qui per rendere omaggio a un personaggio che ha scritto una storia, non soltanto a livello meridionale ma a livello mondiale,
perché leggere gli scritti di Fonseca è un privilegio, ma è soprattutto un arricchimento dal punto di vista della ricerca storica e della ricerca culturale. Don Fonseca mi ha accompagnato quasi quasi in questo percorso. Io non posso dire che alle inaugurazioni dell'anno accademico a Potenza io prendevo la mia macchina e andavo a partecipare, perché Don Fonseca mi faceva arrivare un invito che era così importante. Io mi sentivo importante perché ricevevo l'invito e poi partecipavo a un incontro prestigioso, e in quell'occasione, quando si inaugurava l'anno accademico, caro sindaco, intervenivano le massime autorità politiche e amministrative dell'epoca. Io lo ricorderò questo sempre. E poi nel 2006, indegnamente, Don Fonseca fu quello che propose la medaglia d'oro per i benemeriti dell'arte e della cultura al Festival della Valle d'Itria. È un privilegio che teniamo conservato così gelosamente. Prima, 2 anni prima, ci faceva arrivare la medaglia d'argento, e poi nel 2006 io fui convocato a Roma dal Presidente della Repubblica e dalle mani del Presidente della Repubblica Ciampi questa onorificenza che conserviamo gelosamente e che non tutti hanno avuto. Io a Martino so quando hanno avuto questo privilegio. Il professor Sciarpi faceva riferimento all'università. Beh, io tengo veramente nel cuore una lancia, perché non siamo riusciti a Taranto a portare avanti i discorsi dell'università. E perché? C'è un perché, lo voglio dire stasera. Perché i parlamentari allora venivano eletti nella circoscrizione Lecce, Brindisi e Taranto. E allora Taranto a un certo momento pagò lo scotto della scelta di Lecce, a parte Potenza eccetera, ma c'è proprio in Puglia, in questo territorio noi fummo purtroppo penalizzati. E quando ho avuto il piacere, perché sono stato presidente del consorzio universitario ionico, io quando ebbi il piacere di stare a Taranto per 2 anni elevai una vibrata protesta perché Taranto era stata emarginata. L'ho voluto dire questo episodio per dire quanto è importante la presenza di Don Fonseca, perché Don Fonseca ha portato la Puglia in alto e oggi, a mio parere, è il ricercatore più nobile, più preparato, più attento, più profondo che noi abbiamo, non soltanto nel Meridione, come dicevo, ma in tutto il mondo. Ma io devo arrivare alla conclusione. Ieri sera abbiamo rappresentato la creazione. Don Fonseca l'ha visto. Abbiamo bisogno di un nuovo mondo. Qual è il mondo di cui noi abbiamo bisogno, caro Nico Blasi? Il mondo culturale. Abbiamo bisogno di personaggi come voi, di personaggi che stanno qui, che saluto con molto rispetto, perché la cultura è ricchezza, la cultura è serenità, la cultura è progresso, la cultura è la vita dell'uomo stesso. E senza cultura c'è l'avvilimento, c'è la distruzione, non ci sono i valori, né umani, né sociali, né culturali. Chiudo dicendo, passa da casa l'osso, una bibliomediateca di 30.000 pezzi teniamo qui sopra, un tesoro. Abbiamo delle aule attrezzate per i corsi di formazione professionale e dei corsi musicali. Abbiamo una platea di giovani che sono la risorsa più bella che possiamo avere. I giovani sono la nostra speranza, e l'ultimo pensiero lo mando ai miei giovani dicendo: andiamo avanti insieme, andiamo avanti con un esempio nobiliare di Don Fonseca, andiamo avanti, lui va avanti e noi andiamo dietro. E io ringrazio la Croce Rossa che ha organizzato così bene. Croce Rossa Libica, io vi ho conosciuto sempre come Croce Rossa, ci siamo incontrati tante volte, lei è una Croce Rossa, allora io chiudo veramente dicendo grazie, partecipate al festival, abbiamo la verità, vi devo dire che abbiamo tutto esaurito, tutte le sere, abbiamo pochissimi posti, ma la cosa più bella è che quest'anno lavorano 260 persone con contratto, e 70% dei giovani, che sono la nostra speranza. Grazie.
Infine chiamo il consigliere nazionale degli studenti universitari, Michele Chiusano, che porta un messaggio di saluti da parte del magnifico rettore dell'Università di Studi di Bari, Stefano Bronzini. Buonasera. Innanzitutto i ringraziamenti agli organizzatori e a chi ci ospita oggi. È per me un onore essere qui in questa bellissima cornice, ma anche appunto con questi ospiti. Penso che sia fondamentale partire appunto da quello che si diceva prima, cioè da come il mondo dell'accademia, il mondo delle istituzioni che è qui presente e il mondo del territorio e dei territori, penso a tutte le bellissime esperienze di cui si è parlato, le associazioni, i festival, lavorino appunto insieme. E penso che effettivamente quello di oggi va proprio in questa direzione, con questa consegna di questo prestigioso premio al professor Fonseca. Ho anche il compito oggi di portare il brevissimo saluto del professore Stefano Bronzini, rettore dell'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, che si scusa per non essere presente per impegni precedenti, che dice: premiare il professor Fonseca significa premiarsi per aver saputo riconoscere il significato vero e primo della parola cultura. La sua amicizia è per me motivo di orgoglio. Non posso negarlo, sono di parte. Ovviamente dalla parte della cultura, e quindi abbraccio il professor Fonseca con antica amicizia e gli porgo i miei più sentiti auguri. Grazie. Ora chiedo, prima di passare la parola a Santa Pizzarotti e Angela Campanella, al professor Lenti di recitarci un altro sonetto, sempre attribuibile come il primo al grande imperatore svevo. Oi lasso, non pensai. Oi lasso, non pensai sì forte mi paresse lo dipartire da Madonna mia, da poi ch'io m'aloncai. Ben paria ch'io morisse, membrando di sua dolce compagnia, e giammai tanta pena non durai, se non quando alla nave adimorai. Ed or mi credo morire certamente, se da lei non ritorno prestamente. Canzonetta gioiosa, va la fior di Soria, a quella che ha in prigione lo mio core, di alla più amorosa, che per sua cortesia si rimembri dello suo servidore, quelli che per suo amore va penando, mentre non faccia tutto il suo comando, e pregalami per la sua bontade che ella mi deggia tener lealtade. Passo ora la parola alla vicepresidente dell'Associazione Croce Rossina d'Italia Onlus, la professoressa Santa Pizzarotti Selvaggi, che ci illustrerà il progetto di gemellaggio con la sezione di Palermo, in occasione del quale si è presa la decisione di destinare il premio al professor Fonseca. Buonasera. Professor Fonseca, io sono molto emozionata, quindi lei mi perdonerà di quello che magari in maniera così superficiale potrò dire. Ecco, questo incontro, io devo dire, anche mi vergogno a dire pure il premio, perché di fronte a professor Fonseca forse noi non siamo nemmeno degni di poterlo attribuire, però ecco, siamo onorati noi di poterlo fare, che è un altro discorso. L'Associazione Croce Rossina d'Italia Onlus, come dottor Punzi, è nata nel 2014 e ad opera della Presidente Nazionale, di cui io porto il saluto,
Mila Brachetti Peretti, e con un gruppo di donne, ex infermiere volontari della Croce Rossa. Ecco, è qui che nasce forse qualche piccolo equivoco, perché la Croce Rossa è un discorso, io sono stata anche vicario nazionale e commissario nazionale del Comitato Femminile, come lei ben ricorda, adesso non c'è più, e l'idea delle Croce Rossine storiche, ecco, la radice storica, mantenendo sempre come obiettivo i valori delle terre umanitarie. Io ricordo diverso tempo fa, innanzitutto ho conosciuto il professor Fonseca nel 1985, quando sono andata a Massafra, mi sono recata a Massafra, a casa sua, con Lina De Palma, perché ero stata nominata dal ministro Franca Falcucci, presidente dell'Accademia di Belle Arti. Poi l'ho rincontrata durante a Massafra, sempre con un gruppo, mi pare che qui ci sia una rappresentante di signore appunto del comitato femminile, su un tema a me molto caro, che è il rispetto, rispecchiarsi, e venne fuori il discorso dell'umanità. L'associazione Croce Rossina in Italia ha come base i valori umanitari, ma il professor Fonseca, in maniera veramente illuminante, pose l'accento, io ricordo tutto, sul termine umanità, che all'interno ha una radice latina, humus, la terra, me l'ha detto lei. Su questo io ne ho fatto, come dire, uno slogan quasi, perché in realtà questa umanità, questo ponte, crea ponte fra le generazioni, la storia, le culture e i popoli. Ecco, figli della terra, in questo senso siamo tutti fratelli. E in questo senso Federico II pensò a questa integrazione fra l'Oriente, le sapienze d'Oriente. D'altra parte Aristotele aveva sistematizzato le sapienze d'Oriente, da cui è nato, poi sono nate le coordinate dell'Occidente. Quindi fra l'Oriente e l'Occidente, che non è l'unico sguardo del mondo. Ecco, noi pensiamo di avere un unico sguardo. Come ha detto il professor Punzi, guardiamo agli altri popoli, ma non sono un peso, perché ognuno impara dall'altro in maniera di reciprocità di azione. E allora, nell'occasione, saluto Eleonora Timonelli, sono certa che ci stanno seguendo da Palermo, la responsabile di Palermo, Anna Di Marzo, e la responsabile di Bari, la signora Andivero. Quando si è costituita la sezione di Palermo, ragionando e riflettendo, o sragionando non lo so, con Eleonora e con Grazia e con Angela Campanella, ecco, si era pensato ad un certo punto che cosa avevamo in comune noi con Palermo. Federico II era in Puglia e Federico II è sepolto a Palermo, e lo Stupor Mundi e Puera Puglie, sono frasi scontate queste, io lo so. Ecco, però quello che contava per noi era trovare un punto di riferimento per poter riaprire, forse arroganza la nostra, o comunque vedere in altra luce un discorso fra Oriente e Occidente, queste discrasie, e costruire sulla base di quello che diceva il professor Punzi e l'assessore, la cultura. Ma che cos'è la cultura? È il luogo delle terze terre, neutro dovrebbe essere, in cui c'è una sospensione di giudizio e in cui tutti i popoli e le persone si possano incontrare senza effrazioni. Ecco, quando arrivano i popoli da noi, noi abbiamo da imparare da tutto loro anche da noi, nel rispetto delle identità. Su questa base abbiamo pensato ad un gemellaggio, che è nato in Europa il gemellaggio come un'istituzione, ma che significa un sancire, un'amicizia, laddove amicizia ha una radice fortemente simbolica. Ecco, l'amicizia non ha un inizio, non dovrebbe avere, come l'amore può essere, no? Quello umano, quello agapico, no, un inizio e una fine. Ecco, l'amicizia fra i popoli, la solidarietà, i progetti comuni e l'incontro dei progetti comuni fra le varie realtà, Palermo, Bari ed altre. Siamo aperti a queste cose, a questo discorso, in cui l'altro è parte di noi e l'altro me stesso. Non lo vogliamo riconoscere, a volte proiettiamo sull'altro quelle delle nostre parti nemiche, ma non è così. Siamo noi che proiettiamo sugli altri. E l'altro me stesso, e l'altro di me. E in questo dialogo fecondo con l'altro possiamo creare identità integrate. E quindi un nuovo volto dell'Europa,
che questo momento, ecco, è tutto il mondo, è in una morsa di paura e con il terrore. Non credo che si possa nascere, come diceva qualcuno, la cultura, ecco, ma non la cultura nozionistica, ci sono gli eruditi ignoranti, è l'insieme delle azioni dei popoli, quello che noi vediamo, che sentiamo, che proviamo, è questa capacità di comunicare, di dialogare, cioè di attraversare la parola, andare verso l'altro e comprendere e sentire. Ecco, io su questa base abbiamo pensato a un gemellaggio e con Angela Campanella, visto che insieme abbiamo tante volte operato, di conferire questo, è modesto veramente, questo riconoscimento premio lo stiamo dando a noi, al professor Fonseca, perché tanto ci ha insegnato e ci insegnerà sempre, perché i suoi scritti sono una, come dire, un moltiplicatore di esperienze, e quindi quelle esperienze poi cambiano giorno per giorno, perché siamo diversi. Oggi lo leggo diversamente dall'altro giorno e domani ancora, quindi è un moltiplicatore di esperienza all'infinito. Grazie. Grazie. Passo il microfono alla dottoressa Angela Campanella, scrittrice e storica, che ci parlerà della Fiera Mediterranea Federiciana, un vecchio progetto dell'allora presidente della Camera di Commercio Italo-Orientale, commendator Silvio Panaro, che è stato anche colui che ha istituito il premio mediterraneo Federico II. Con orgoglio di madre devo dire grazie anche a Giancarlo, quale presidente dell'Associazione Incontri, perché è stato lui poi che ha coagulato il tutto. Sono molto emozionata perché ricorderò dei momenti molto importanti dei decenni passati. Sono passati diversi decenni dal giorno in cui il commendator Silvio Panaro, presidente della Camera di Commercio Italo-Orientale, intitolata Federico II, mi chiese di organizzare un comitato per l'elaborazione del progetto di una grande fiera mediterranea federiciana, storico-rievocativa, culturale e commerciale, denominata l'Impero dei Sogni da Federico II al terzo millennio, che dimostrasse tutta l'interculturalità dell'ideale federiciano. Il mio primo pensiero fu quello di farmi guidare in questa vincente ma complessa avventura, così come era stato qualche anno prima nella realizzazione di un documentario sugli insediamenti rupestri fra Ionio e Adriatico dal professor Fonseca, del quale negli anni avevo seguito e approfondito con passione e determinazione pubblicazioni e conferenze. Annotai i sogni federiciani che mi aveva illustrato Silvio Panaro e li mostrai al professore, che apprezzò subito l'iniziativa dandomi le linee guida affinché il progetto mostrasse tutta la sua valenza culturale, nonostante la destinazione commerciale che una fiera porta in sé, così come a suo tempo fu volontà di Federico II quando istituì ben 7 fiere, da Lanciano in Abruzzo a Cosenza in Calabria, da tenere in tempi successivi in modo che tutti potessero seguirle. A tal fine ordinò che tutte le strade fossero ben risistemate, così che gli spostamenti fossero agevoli per tutti. Sulla carta i sogni federiciani sembrarono subito volare alto. Ad una dettagliata relazione presentata il 20 gennaio 2006 al Senato Accademico, a firma dei professori Gianfranco Liberati per la Facoltà di Giurisprudenza, Raffaele Licinio, allora direttore del Centro di Studi Normanno Svevi, e Giorgio Otranto per la Facoltà di Lettere e Filosofia, fece seguito, in data 31 marzo 2006, la delibera del Senato Accademico, allora presieduta dal rettore Giovanni Girone, che approvava la partecipazione dell'Università di Bari al progetto federiciano, con modalità immediatamente esecutive. Nell'ambito del progetto era previsto il partenariato o altre forme collaborative con tutte le camere di commercio, con le istituzioni pugliesi e con tutte le università e le istituzioni siciliane dedicate a Federico II. I sogni di Federico avrebbero finalmente trovato realizzazione. Il sogno alimentare, il sogno antico della tradizione astrologica, il sogno culturale delle 7 arti e del mistero, il sogno della comunicazione fra terre lontane, il sogno della medicina e della medicina alternativa, il sogno delle scienze e quello delle religioni senza confini.
Il progetto avrebbe avuto la sua realizzazione in una cittadella federiciana nella Fiera del Levante e in un premio dalla valenza culturale internazionale denominato Premio Mediterraneo Federico II. Intorno al progetto furono invitati dalla Camera di Commercio Italo-Orientale a dare il loro contributo storico ben 300 comuni italiani e stranieri che denominammo comuni federiciani per la loro collocazione negli itinerari e nelle attività del grande imperatore. Gli studi e il coinvolgimento culturale videro la loro convergenza nel convegno interculturale denominato Nel segno di Federico II, una storia che dura da 8 secoli, organizzato sotto la presidenza del professor Fonseca il 13 settembre 2010 presso la Fiera del Levante con la partecipazione dei più eminenti medievalisti e studiosi federiciani. Ma i sogni, si sa, anche i più belli, non sempre si realizzano. Il declino della Fiera del Levante, i problemi burocratici, le alternanze istituzionali, le premature scomparse del professor Licinio e del presidente della Fiera La Cirignola non ci hanno consentito la prosecuzione e la completa realizzazione del progetto. Il commendator Panaro ha creduto fino alla fine nel suo sogno. Noi tutti, se il professor Fonseca come un tempo ce ne darà incentivo e supervisione, lo riprenderemo. Il gemellaggio fra la sezione di Bari e quella di Palermo delle Croce Rossine d'Italia è stato per me, che ho vissuto gioie e dolori di questa avventura, un segnale importante da cogliere, come Croce Rossina d'Italia e come membro dell'Associazione Culturale Incontri, che da alcuni anni, d'intesa con la famiglia Panaro, tenta di inseguire i sogni federiciani. Ricominciamo oggi a volare alto, con l'autorevole presenza del professore, a cui va tutta la mia personale riconoscenza per la sempre grande e totale disponibilità nei miei confronti, dei rappresentanti delle istituzioni, sindaco Ancona, assessore Scialpi, di Nico Blasi, di tutti gli altri che rendono autorevole questa serata, e in particolare del presidente Franco Punzi, che ha voluto ospitare l'evento nell'ambito del festival e in questo luogo così prestigioso per la sua storia e per il fascino e la notorietà che gli proviene dagli artisti e dalle musiche che qui si alternano. Federico II e Silvio Panaro ne sarebbero stati certamente molto orgogliosi. Grazie. Le musiche che in parte stiamo anche sentendo. Prima di passare finalmente la parola al professor Fonseca, do qualche breve cenno del passato appunto del Premio Mediterraneo Federico II. Ben istituito, come abbiamo accennato, nel 2009 dal presidente della Camera di Commercio Italo-Orientale, il commendator Silvio Panaro, nell'ambito della realizzazione di questa grande fiera federiciana. Il premio è destinato a personalità del mondo della comunicazione che hanno svolto la loro attività in ambito euro-mediterraneo per promuovere la pace e la diffusione della cultura umanistica e scientifica fra i popoli. Nel corso delle edizioni del premio è stata assegnata a personalità di spicco del mondo della cultura, della storia e della comunicazione. Nelle prime due edizioni del 2010 e del 2012 ha visto premiate la giornalista Carmen La Sorella e la scrittrice e psicoterapeuta Santa Pizzarotti Selvaggi. Dopo 7 anni, dopo la scomparsa del commendator Panaro, nel 2019 come Associazione Culturale Incontri, nell'occasione della 4ª edizione di Invito a Corte presso il Castello Marchione, abbiamo deciso, in accordo con gli ideatori dell'evento, con gli eredi Panaro, di restituire il premio facendolo diventare un appuntamento annuale. Nella 3ª edizione il premio è stato consegnato al sindaco della città di Bari, l'ingegnere Antonio De Caro, e nella 4ª edizione al professor Angelo Vacca. Per la 5ª edizione del premio 2021, in occasione di questo importante gemellaggio di cui abbiamo parlato, l'Associazione Culturale Incontri, con il consenso della commissione del premio, ne propone il conferimento al professor Cosimo Damiano Fonseca, accademico dell'INCEI, massima autorità europea per gli studi federiciani, voce autorevole nei più qualificati simposi internazionali sul Medioevo normanno-svevo, con particolare riferimento alla figura storica e umana di Federico II e punto di riferimento ineludibile per tutti gli studiosi appassionati di storia federiciana in università e biblioteche di tutto il mondo. Passo a lei la parola, professor Fonseca. Sono particolarmente emozionato questa sera di prendere la parola in questa occasione
che al di là della mia persona intende ricordare coloro che si sono impegnati nello studio e nelle vicende che riguardano appunto il ruolo di Federico II nella storia europea. Chi conosce e cortesemente ne ho colto alcuni frammenti nelle relazioni precedenti, tanti nomi, tante persone, tante circostanze si sono accomunate, ciò che mi porta sempre a considerare il fatto che gli anni della maturità servono anche come anni per ricordare il passato e proiettarsi verso il futuro. Uso la parola proiettarsi perché vorrei che ogni scadenza che riguarda la storia di ogni singola persona o la storia umana non è una scadenza letale, ma una conquista. Ancora un giorno, ancora un mese, ancora un anno per vivere un'esperienza personale di cui si è tributati nei confronti di tante persone. Dalle rievocazioni che cortesemente sono state qui fatte è risultato l'ampio ambito dei campi nei quali ho avuto modo, nei miei quasi 90 anni di vita, di poter essere da una parte protagonista, dall'altro uno dei lavoratori più, direi, legati al soggetto e alla documentazione che accompagna quel soggetto. Devo dire che qualche mito sono riuscito a farlo diventare evanido nella coscienza comune. Prendo l'ultima battaglia che ho fatto quest'anno, come loro sanno, stiamo celebrando l'ottavo centenario della incoronazione di Federico II a Sacro Romano Imperatore, avvenuto il giorno di Santa Cecilia di 8 secoli fa nella Basilica Apostolica Vaticana per mano del Papa Onorio III, che incoronò Sacro Romano Imperatore Federico II. Ebbene, quando preparavo ciò che era opportuno celebrare, mi sono accorto che in Italia, in larga misura, la pagina federiciana o la pagina sveva non ha il rilievo che merita. Vi cito il caso di Taranto, dove pare che tutta la storia della città sia formata o sia fondata su due elementi particolari: la Magna Grecia e il Principato di Taranto. Per la Magna Grecia, prosit, tolto il fatto che Taranto non è stata mai capitale della Magna Grecia, perché non conoscevano uno stato federato di città sovrane, ma è stato soltanto un nobile esempio della vicenda magno-greca della Italia meridionale. E l'altro, invece, per quanto riguarda il problema del Principato di Taranto, forse
la figura di Maria d'Anghien o tutti gli intrallazzi di corte degli Orsini andavano in questa direzione. Bene, sapete che a Taranto fino al 1953 non c'era una strada, un vicolo, una piazza intitolata Federico II. Allora mi sono messo a vedere il perché. In realtà l'ho trovata, ma sapete dove? Nella borgata di Talsano. Talsano è una borgata, ora è un quartiere ben inteso, ma era una borgata quando il sindaco comunista del tempo, sindaco di Taranto, il senatore Cannata, aveva voluto, secondo i parametri interpretativi che gli erano propri, dedicata una strada a Federico II. Il sindaco successivo, che era democristiano, non ne fu certamente da meno, era Alfello Carducci, uomo di scuola, era diventato provveditore agli studi di Taranto, il quale volle intitolare un'altra strada, sempre della borgata di Talsano, a Carlo Magno. Sicché Taranto, due sacri imperatori, la massima potestas del Medioevo, sono appartati rispetto al nucleo della città. Di qui naturalmente l'impegno duro di vedere perché Taranto ha negato per tanto tempo la memoria di Federico II. L'ha negato perché, a parte i condizionamenti storiografici di carattere generale, erano due, tra virgolette, sacri imperatori, a parte quello, in realtà non erano, per i miei concittadini tarantini, sono anche cittadino onorario di Taranto, per cui il concittadino non riguarda solo la mia amata città di Massafra, ma Taranto, avevano preferito quasi tacere sulla memoria del grande imperatore. Però, siccome io voglio vendicarmi su queste cose, vi aggiungo che nel prossimo mese di settembre sarà inaugurata una lapide nel castello di Taranto a Federico II. Perché? Perché la prima città, oltre Salerno e Capua, si capisce, essendo stato incoronato imperatore il 22 novembre, giorno di Santa Cecilia, cominciava il grande freddo, per cui preferì per alcuni mesi starsene tra Capua e Salerno a godersi le ricchezze paesaggistiche e climatiche della costa. Però quando, superato il periodo invernale, cominciò il suo pellegrinare, perché doveva raggiungere Palermo per prendere possesso del suo nuovo titolo di Sacro Romano Imperatore, cominciò il suo viaggio. Ebbene, la prima città dove Federico si intrattenne 13 giorni fu proprio Taranto. Poi ci tornerà ancora altre 4 volte, l'ultimo ritorno fu un ritorno forzato, perché fu imbarcato cadavere
sulle acque che lambivano il castello di Taranto. Voi ben sapete che Federico II morì a Castel Fiorentino nell'Alta Daunia e quindi portato dai suoi feudatari e anche dagli uomini nigri che seguivano il corteo, e quando arrivavano in un posto in cui c'era gente cominciavano a lanciare, come le prefiche classiche, alti lai per attirare l'attenzione che passava l'imperatore. Comunque l'ultimo viaggio da Taranto fu quello dalla banchina dell'attuale castello cosiddetto aragonese, per il quale Federico II emise nel 1246 uno dei documenti più importanti, lo statuto per la manutenzione dei castelli, lo statutum de reparazione castrorum. Bene, Federico, con questa sua poliedricità, è ritornato ancora, e ho avuto modo 3 anni fa di vedere direttamente le sue ossa, perché in occasione del centenario di cui vi parlavo ci fu concesso, e spiegherò a chi fu concesso, ci fu concesso di sollevare il coperchio del sarcofago e, attraverso uno studio accurato del professor Mannegni dell'Università di Pisa, di studiare tutto l'interno del sarcofago e quindi di poter, almeno da questo punto di vista, avere una visione complessiva dello scheletro di Federico II. Ci accingiamo quindi a celebrare adesso il centenario della sua incoronazione. Già Foggia ha avanzato l'idea, si sta preparando già un convegno internazionale per ricordare, e poi lo ricorderanno anche con una stele che sarà appunto inaugurata sulle mura della antica città, vicino all'attuale struttura solo del portale, dove c'è la lapide coeva, in cui appunto viene ricordato e annoverata Foggia nelle 63 città federiciane. Ma l'avventura più bella che io ho vissuto anche sul piano scientifico personale è stato quello dell'ottavo centenario della nascita. Federico, come loro sanno, nacque a Iesi, nelle Marche, addirittura sotto una sorta di padiglione creato per la circostanza, perché al parto dovevano assistere molte persone per testimoniare che egli era veramente il figlio di Costanza d'Altavilla, perché si dubitava, la madre era avanti negli anni, e a Iesi ci fu l'inaugurazione. Per l'occasione il Parlamento italiano, e sia lode per il Parlamento dell'epoca, varò un progetto di legge costituendo un comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II, dotandolo di ben 400 milioni di lire, non di euro, che ci hanno consentito l'apertura di tutta una serie di iniziative, di cui l'ultima, la penultima, fu quella del documentario di Lizzani su Federico II, e l'ultimo furono i 3 volumi
dell'enciclopedia friedrichiana pubblicati dalla Fondazione Treccani. Quindi abbiamo, oltre la Treccani classica o le altre specializzate, ne abbiamo una di tre volumi dedicati appunto alla vicenda di Federico II. Questo ci ha dato la possibilità di tenere con bene, cioè a presiedere fu lo stesso ministro che in quella circostanza era ministro della pubblica istruzione, il senatore Ortensio Zecchino, il quale, il storico del diritto italiano, promosse le iniziative. C'erano un rappresentante dell'Università di Napoli e c'era poi un rappresentante dell'Università di Roma, e chi parla era membro del comitato di Göttingen del centro di studi federiciano, fu chiamato alla vicepresidenza. Bene, vi devo dire che sono stati 3 anni di ricerca stupende. Abbiamo avuto modo a livello europeo di toccare per mano l'interesse per questo imperatore. E mi pare, per la circostanza che ci vede riuniti, di ricordarne solo uno. Federico II non istituì nessuna facoltà di medicina. Istituì nel 1246 l'Università di Napoli senza la facoltà di medicina, e fu un atto di rispetto dell'imperatore, perché c'era poco distante da Napoli la celeberrima scuola medica salernitana, cui andava l'attenzione dell'intero bacino mediterraneo per le confluenze sia di carattere arabe che di carattere nord occidentale italiana, sia quelle più direttamente relative al continente. Bene, questa vicenda personale l'annovero tra le cose più belle che io nella mia lunga vita, grazie al buon Dio, mi ha riservato e che oggi mi consente ancora, nonostante l'approssimarsi tra qualche mese del mio 90° compleanno, di poter ancora dare qualche contributo alla ecumene degli studi che indubbiamente di Federico II ne fa l'oggetto principale. Io pertanto sono veramente grato di questo premio che mi viene concesso e che idealmente sempre riferisco a tutti coloro che mi hanno circondato durante questi anni. Prima di tutto ai miei allievi, molti dei quali ora cattedratici nelle università italiane, ma devo dire ne ho anche uno che è giapponese e che all'università era, e ha raggiunto anche lui gli anni, all'università di Tokyo, si chiama Keiji Otani, che era venuto per studiare con me appunto il Medioevo occidentale rispetto ad un Medioevo ben lontano, che è quello appunto del Giappone, e mi ha fatto molto piacere alcuni anni più tardi di poter fare una lezione all'Università di Tokyo proprio su Federico II e i rapporti un po' delle monarchie medievali, per ricordare appunto la specificità dell'intervento di questo punto. Per cui sono molto grato dell'incontro di questa sera. Sono innanzitutto grato
all'Associazione delle Croce Rossine Italiane, alla dottoressa Pizzarotti, che la presiede per la parte meridionale, e anche qui mi si consenta di spendere una parola. Non ci attacchiamo troppo alle etichette. Le etichette cambiano secondo la sensibilità del tempo. Certo, noi siamo abituati sempre a dire la Croce Rossa Italiana, che come tale sorse in un periodo storico particolare, le guerre risorgimentali, ma che però col tempo si è evoluta man mano che le istituzioni richiedevano servizi diversi da parte del volontariato. Ci tengo a dirlo non solo per un omaggio doveroso alla dottoressa Pizzarotti, ma anche perché è la verità delle cose. E lo dico anche perché una delle ultime presidenti della Croce Rossa Italiana è stata mia allieva all'Università Cattolica di Milano. Intendo riferirmi alla Garavaglia, Maria Pia Garavaglia, che naturalmente ha fatto anche bene durante tutto il suo mandato, ma che oggi con la sensibilità mutata si richiede un maggiore coinvolgimento che faccia del problema della assistenza in campo medico, sanitario e ospedaliero alle esigenze più immediate della popolazione. Cosa sarebbe stato oggi senza il volontariato di uscire un po' da questa maledizione che è costituita dal Covid? Questo ci fa essere grati e pensosi. Ma devo essere anche grato questa sera al mio sindaco, l'avvocato Ancona, che sempre non lesina espressioni di grande affetto nei miei confronti. Io amo molto Martina, lui lo sa, e lo amo molto nel nome di due persone di cui questa sera sento qui aleggiare anche gli spiriti. Uno è Paolo Grassi, col quale ho fatto alcuni lavori all'Electra di Milano, e poi una splendida serata al Piccolo in occasione della messa in opera di una pièce di Brecht, quella su Giovanna d'Arco a Rouen, 1411. E poi Guido Lenucci, questo martinese che era un visionario, partito per Parigi con la famosa valigia di cartone, dove poi si è fatto le ossa aprendo a Milano, alla Galleria Apollinaire via Brera, uno dei centri di storia dell'arte moderna di altissimo livello. Ringrazio ancora con lui il mio fraterno amico che è Franco Punzi. Franco Punzi lo ha ricordato, abbiamo ricordi lontani che vanno al liceo, quando io, giovane libero docente, per la prima volta presiedetti una commissione di maturità classica. Franco, che è l'anima del Festival della Valle d'Itria, ritengo senta come non mai questo suo particolare ruolo all'interno della città di Martina, con un festival prestigioso dal punto di vista delle opere e dal punto di vista della filologia dell'esecuzione, che fanno di Martina un punto veramente particolare. Ringrazio ancora il mio buon amico l'assessore Scialpi, ci incontriamo tante volte perché Martina è sempre operosa
e lo ringrazia perché non esita mai di farmi essere presente. Ultima, ma non ultima, ringrazio la dottoressa Campanella. La dottoressa Campanella che ha avuto il merito in uno dei filoni di ricerca, quello della vita interrotta, di poter portare un contributo molto importante con un documentario, La civiltà rupestre, tra Ionico e Adriatico. Quindi ringrazio tutti e volevo aggiungere che naturalmente non potevo esimermi, non ho le risorse imperiali, però ho qualche risorsa di carattere bibliografico che penso possa far piacere a chi la riceve. Parlavo di Federico II, che è stato... non lo facciamo uscire, sono diversi. Ho voluto questa sera ricordarmi sia alla dottoressa Fizzarotti come alla dottoressa Campanella con un ricordo che pubblicammo in occasione dell'ottavo centenario della nascita di Federico II. Cioè estraemmo dal volume del Libera Augustalis, il libro delle leggi di Federico II, i precetti di carattere sanitario. Quindi qui troveranno una riproduzione appunto elegante su questa anche rilegatura che possa ricordare appunto l'importanza dell'evento. Però qui siamo anche nella sede del centro di studi relativi appunto alle tradizioni musicali, il centro musicale Paolo Grassi, diretto dal professor Franco Punzi, a cui appunto ha dedicato un notevole spazio di tempo nelle sue ricerche. Allora lui ho voluto donare il catalogo della mostra Federico II e l'Italia che io organizzai e diressi all'Accademia, a Palazzo Venezia in occasione dell'ottavo centenario della nascita. Fu una cerimonia solenne, onorata dai due presidenti della Repubblica, Vlad della Repubblica Federale Tedesca e Oscar Luigi Scalfaro, italiano. Allora gli ho voluto anche dare un testo ancora di un premio che ebbe in Germania presso il centro di Göttingen, dove c'è la foto della cerimonia iniziale tenuta nella chiesa di San Marco di Palazzo Venezia, perché la mostra era poi in Palazzo Venezia. Penso che possa arricchire la biblioteca del centro e rendere ancora a me l'onore di poter, accanto ai libri di Paolo Grassi, di mettere questo frustulo proprio della mia produzione scientifica nel nome e per la gloria della città di Martina. Grazie.
È molto difficile parlare adesso. Molto. Infatti, io ringraziando immensamente il professor Fonseca per le parole che ha sprecato, per tutto il suo lavoro, dico da giovane, perché è giusto poi apprendere tutto il bagaglio culturale di quasi 90 anni, così come ha detto, e cercare anche di tramandarlo successivamente, cercando anche di arricchirlo ulteriormente per quello che possiamo, ovviamente. Quindi la ringrazio perché ci ha onorato sia di queste bellissime parole, di aver partecipato a questo incontro, e quindi formulandoli ovviamente a nome mio, dell'Associazione Incontri, della Commissione del Premio e di tutti i presenti sicuramente le più vive congratulazioni, leggo anche il messaggio di saluto inviatoci dall'avvocato Felice Panaro, figlio del commendator Panaro. Buonasera. Come membro della famiglia Panaro, nel ricordo di mio padre Silvio, che ha istituito il premio mediterraneo Federico II, e della grande stima che lui stesso nutriva nei confronti dell'esimio professor Cosimo Damiano Fonseca, accademico dei Lincei, non potevo fargli mancare anche le mie più vive e sentite congratulazioni per l'assegnazione di questo prestigioso riconoscimento che oggi gli viene assegnato. Lo ringrazio ancora per la preziosa collaborazione prestata a questo evento ed auguro a tutti una buona serata. Avvocato Felice Panaro. Ovviamente dopo i suoi doni la targa sembra un minimo gesto, però porta con sé la riconoscenza di tutti i presenti, il ricordo di Silvio Panaro che anch'io ho avuto davvero l'onore di conoscere, e quindi io chiamerei anche Angela e Santa e consegnerei la targa al professor Fonseca. Vorrei che fosse l'avvocato Ancona, ovviamente. Per chiudere questa bellissima serata medievale, concludiamo con una terza lettura, sempre un sonetto, una piccola, breve lettura. Dato a Gio lo meo core, dato a Gio lo meo core in voi, Madonna, amare, e tutta mia speranza in vostro piacimento, e non mi partirà giù da voi, donna valente, che io amo dolcemente, e piace a voi che io agia intendimento. Professore, grazie. Possiamo chiudere questo incontro augurandoci di rivederci presto, magari nuovamente in questa bellissima sede, e nuovamente anche per parlare di Federico II, della Puglia, dell'Italia e dell'Oriente e dell'Occidente. Grazie. Grazie.